Per fatti, documenti, persone, trasmettiamo il piacere dell'acting out. Jacob Levi Moreno, lo psicodramma e i metodi attivi, di Ottavio Rosati. Intervengono Zerka Toyman Moreno, Gretel Loitz, Adriano Magli, Lewis Jablonski, con la partecipazione straordinaria di Dario Fo nel ruolo di Jacob Levi Moreno. Regia di Ottavio Rosati. L'imperatore avanza nello spazio del comando, il creatore nello spazio della creatività. Un incontro a due, sguardo nello sguardo, faccia a faccia. E quando tu sarai vicino, io coglierò i tuoi occhi per metterli al posto dei miei. E tu coglierai i miei occhi per metterli al posto dei tuoi. Poi io ti guarderò con i tuoi occhi e tu mi guarderai con i miei. Jacob Levi Moreno presenta questo suo invito ad un incontro, precorritore dell'esistenzialismo tedesco, nel 1914, lo stesso anno in cui Jacques Copeau fonda a Parigi il Teatro del Vieux Colombier e Marinetti manifesta a teatro con le parole in libertà. Nel corso dei 5 anni successivi, Meyerhold fonda lo studio a Mosca e Diaghilev va negli Stati Uniti. Avviene la presa del Palazzo d'Inverno a Pietroburgo, Reinhardt trasforma il Circo di Berlino in un teatro senza scene né sipario e Gropius fonda a Berlino la Bauhaus. Moreno, ancora studente, prima di filosofia, poi di medicina, si muove e agisce con entusiasmo confuso tra teatro e terapia, religione e filosofia, in una città imperiale adagiata nel culto di se stessa. Vienna era una città dove la spontaneità e la trasformazione parevano bandite dal conformismo dello spettacolo e della cultura. Karl Kraus poté dire che se un tempo a Vienna gli attori erano stati veri e le scene di cartapesta, ormai accadeva il contrario. Disse pure: ho qualcosa di terribile da annunciare agli esteti. Un tempo la vecchia Vienna era nuova. L'uomo che sarebbe entrato nella storia della psichiatria dinamica come inventore della terapia di gruppo, dello psicodramma e delle tecniche attive, esordisce all'ombra del nascente movimento psicoanalitico con una serie di iniziative poetiche, sociali e parateatrali basate sull'azione, la provocazione, l'intervento diretto sul campo. L'unico incontro tra Freud e Moreno avvenne nel 1912 all'Università di Vienna, dove Jacob studiava medicina, al termine di una lezione del corso tenuto da Freud sui sogni telepatici. Il professore chiese al giovane piuttosto esuberante che gli si era avvicinato di che cosa si occupasse. Bene, professor Freud, io parto da dove lei finisce. Lei incontra le persone nel contesto artificiale del suo studio, io le incontro per la strada, a casa loro, nel loro ambiente naturale. Lei analizza i loro sogni, io cerco di dar loro il coraggio di sognare ancora. Io insegno alla gente a giocare la parte di Dio. Freud mi guardò come divertito. La psicanalisi aveva sviluppato tra i giovani un'atmosfera di paura. La paura della nevrosi era all'ordine del giorno, il metro di riferimento. Un gesto eroico, fuori dal comune, un'aspirazione nobile, rendevano immediatamente sospetto il loro portatore. La psicanalisi aveva cominciato la sua lotta contro l'uomo di genio, prendendolo alle spalle per scalzarlo e screditarlo a causa dei suoi complessi. 2 anni prima dell'incontro con Freud, Moreno aveva fondato nel 1910 la scuola teatrale Impromptu, dedicata all'improvvisazione. Nello stesso anno in cui Freud pubblicava Totem e Tabù, Moreno si occupava di un gruppo di prostitute viennesi andando da loro nel quartiere delle Luci Rosse, am Spittelberg, per conoscerle, curarle come medico, ma soprattutto, diremmo oggi, come animatore culturale, allo scopo di farle uscire dalla loro emarginazione sociale e farle esprimere. Un pomeriggio passeggiavo per il Prater quando incontrai una graziosa ragazza. Passeggiava anche lei. Questa ragazza mi sorrise. Indossava un vestito rosso con la gonna bianca,
molto graziosa, i bottoncini rossi pure graziosi. Stavamo per attaccare discorso quando arrivò un poliziotto che l'accompagnò via. Li seguì da lontano e li vidi entrare nella stazione della polizia. Dopo un po' la vidi uscire e le chiesi cosa era successo. Beh, mi hanno spiegato che non possiamo indossare vestiti così attraenti durante il giorno perché possono richiamare l'attenzione dei clienti. Possiamo farlo solo dopo il tramonto. Fu così che decisi di frequentare le case di queste ragazze in compagnia di un medico specialista in malattie venere e di Karl Colbert, il direttore del Der Morgen, un quotidiano viennese. All'inizio le ragazze erano molto sospettose perché più volte la Chiesa aveva cercato di redimerle, come altre avevano cercato di riformarle o analizzarle. Io non cercavo nulla del genere e nemmeno andavo alla caccia di quella che potesse essere una prostituta carismatica. Volevo fare per loro qualcosa di simile a quello che Marx e La Salle avevano fatto per le classi lavoratrici, ma senza implicazione rivoluzionaria, solo cercando di dare una rispettabilità alle ragazze come classe lavoratrice. Cominciammo con gruppi di 8 o 10 ragazze a casa loro, 2 o 3 volte alla settimana all'ora del tè. Infatti ci servivano caffè o cioccolata. Passata la diffidenza, in un primo momento cercarono di ricavarne qualche vantaggio superficiale di tipo pratico. Poi però si riscaldarono. Alla fine qualcuna di loro si offrì perfino di pagarci un onorario. Altre cominciarono a pensare a una previdenza sociale, ma il nostro non era un sindacato. Cominciai così a capire che un individuo può diventare l'agente terapeutico di un altro. Presero così evidenza 4 criteri che sarebbero diventati la base di tutte le future psicoterapie di gruppo. Innanzitutto l'autonomia dei gruppi. In secondo luogo la necessità di una diagnosi del gruppo preliminare al suo trattamento. In terzo luogo il problema della collettività. Per esempio la prostituzione rappresenta un ordine collettivo con modelli di comportamento, costumi e abitudini che travalicano la partecipazione del singolo membro o del piccolo gruppo locale. Infine il problema dell'anonimato. In questa prima fase della nascente psicoterapia di gruppo, il gruppo è un'entità socialmente reale e non formata artificialmente dallo psichiatra per scopi terapeutici. L'oggetto della terapia non è ancora il singolo nel gruppo o attraverso il gruppo, ma il gruppo nel suo insieme. La distinzione futura tra psicoterapia di gruppo o in gruppo era ancora lontana. Nel pensiero di Moreno, tuttavia, la tensione dei ruoli sociali e l'introiezione dei rapporti e dei ruoli sarà sempre fondamentale per la comprensione dell'essere umano. Nella metapsicologia di Moreno, il soggetto è determinato dal suo atomo sociale, che Moreno insegna a esprimere graficamente con schemi e disegni. Lo psicodramma consente l'allargamento dei ruoli e insegna a utilizzarli anziché subirli. Negli stessi anni, Moreno organizza nel giardino del Palazzo dell'Arciduca, sotto gli alberi, circoli di lettura e di gioco con i bambini che presto diventano assai popolari. Io vedevo il guaritore, il terapeuta, come un protagonista spontaneamente creativo nel mezzo di un gruppo. La mia concezione del medico era assai diversa da quella di Freud o del professor Wagner von Jauret, direttore della clinica psichiatrica di Vienna, che mi aveva proposto di diventare suo assistente. Dal mio punto di vista, persone come Socrate, Cristo, Buddha o Gandhi erano medici e terapeuti. Dal punto di vista di Freud, probabilmente sarebbero stati dei pazienti.